qui allo Tessone, qua abbiamo l'amico l'avvocato Massimo Aprile. Complimenti di questa iniziativa che ormai è ricorrente, questo bellissimo torneo di scacchi. Abbiamo visto tantissime persone, giovani, meno giovani, persone con disabilità, donne, bambini, ci sembra anche di più nazionalità. Sì, innanzitutto è effettivamente un torneo ricorrente perché siamo alla 16ª edizione, è la seconda dopo la sospensione della pandemia e comunque riusciamo a mantenere sempre dei numeri molto buoni, molto più alti di tutti gli altri tornei, perché anche in questa edizione siamo mi pare a 199. E ci sono effettivamente giocatori da da molte regioni d'Italia, un gruppo di altoatesini, poi ci sono emiliani, lombardi, friulani e anche dall'estero, Polonia, Inghilterra, San Marino, Ucraina, Romania, quindi insomma è un torneo che viene apprezzato. Ci sono tre tornei, il torneo A diciamo per i giocatori più forti, il torneo B che è anche quello più numeroso per quelli che sanno giocare ma non sono diciamo fortissimi, e poi c'è il torneo C dove come hai visto ci sono praticamente quelli che hanno imparato a giocare da poco e fra questi ci sono moltissimi chioggiotti che hanno imparato a giocare praticamente fra quest'anno e l'anno scorso a seguito di corsi che il Circolo Clodiense ha fatto e questo ha dato dei buoni risultati perché abbiamo avuto un notevole incremento di partecipanti e di appassionati al gioco degli scacchi. I corsi riprenderanno anche a ottobre e quindi siamo molto contenti. Fra l'altro è un torneo che ho molto apprezzato perché come avrai visto anche abbiamo una sala molto bella, del materiale molto bello. Organizzato, ho visto tanto materiale molto professionale. Costoso e siamo al top, non c'è niente di più di questo insomma. E mentre devo dire che insomma in altri tornei vai, giochi con scacchiere di carta, giochi abbastanza improbabili, anche la sala, l'illuminazione, mi sembra, tant'è che i numeri insomma dimostrano che c'è apprezzato. Che è apprezzato insomma. E abbiamo ripreso e contiamo di continuare insomma anche nei prossimi anni. Ma mi sembra che Chioggia si sta distinguendo a più livelli in questa disciplina, scienza, come devo chiamarla? Beh sì, insomma, scacchi, arte, sport, insomma tutta una serie di fattori. E la nostra squadra, diciamo la nostra nazionale, adesso è in A1, cioè è quasi al top, poi c'è il master che è il più... Però già avere una squadra in A1 vuol dire avere dei buoni giocatori locali. Sì, volevo anche ricordare Lorenzo Lorici, che anche questo poco tempo fa stava facendo un'altra coppia, anche lui è molto... Allora, Lorenzo Lorici ha imparato a giocare a scacchi qui a Chioggia, va bene? Ha fatto delle partite da bambino, le ha fatte anche con me, i primi passi andavamo via in macchina assieme io, suo papà, mio figlio e Lorenzo, quindi quando proprio era un bambinetto. E ovviamente ha fatto una crescita incredibile, cioè incredibile, veramente portentosa, è stato campione italiano, non mi ricordo adesso l'anno, comunque è stato campione italiano assoluto e recentemente ha partecipato con la nazionale italiana alle Olimpiadi a Budapest e ha ottenuto degli ottimi risultati battendo anche dei grandi maestri, anche lui è grande maestro, ma dei grandi maestri che per noi giocatori sono nomi di peso e quindi sentirli essere stati battuti da Lorenzo insomma ci ha fatto una certa impressione positiva ovviamente. E quindi siamo contenti che Chioggia, certo, almeno ogni tanto, certo, certo, si distingue per cose molto belle. Certo. Grazie Massimo. Grazie a te Andrea, grazie. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it.